Claudio Parisi Presicce, sovrintendente capitolino dei beni culturali, curatore della mostra insieme a Nadia Agnoli e Serena Guglielmi. La mostra I colori dei romani inaugura oggi una nuova tappa presso la centrale Montemartini con l'inserimento di 16 nuovi mosaici su uno dei temi forse più accattivanti della cultura romana antica. Abbiamo voluto raccontare questo segmento particolare della vita antica perché negli ultimi anni, a partire dal 2021, è iniziata una lunga campagna di restauro di questi monumenti che per lo più non sono stati mai esposti. I pavimenti sono sia in bianco e nero che colorati e ci raccontano il gusto e la cultura a cui appartenevano i loro proprietari o i committenti, e quindi abbiamo organizzato un percorso espositivo soprattutto per avvicinare il pubblico alle tecniche adoperate per la realizzazione di questi mosaici, con piccolissime tessere come negli emblemata o con tessere più grandi come nei pavimenti realizzati negli ambienti all'aperto, oppure ancora con ritagli di marmi colorati, soprattutto nella parte finale dell'impero, che chiamiamo opus sectile, cioè un tipo di pavimentazione a disegno geometrico, per lo più quadrangolare o triangolare, che risalta soprattutto per, come dire, la convergenza di colori diversi provenienti dai materiali marmorei riutilizzati dalla città. Nella sezione finale abbiamo anche esposto mosaici provenienti da sepolcreti, e insieme a questi mosaici ci sono le iscrizioni dei defunti recuperati dai nostri magazzini dopo un lungo lavoro di ricerca e di studio delle fonti documentarie, che ci rimandano appunto ai proprietari che provengono non solo da Roma ma anche da paesi stranieri. In particolare ricordo una iscrizione di una urna cineraria che era collocata in una piccola nicchia all'interno di questo sepolcreto, che rimanda ad un personaggio proveniente da Troia, Troia Megenuit, la famosa città dell'Asia Minore dove si svolsero gli episodi dei poemi omerici. I mosaici sono una tipologia di opere d'arte poco esposte nei musei, ma molto significative, perché ci immergono in maniera diretta nel mondo antico. È possibile immaginare che su quei mosaici camminavano i romani antichi, e quindi la sensazione che si ha visitando questa mostra è proprio quella di entrare in contatto diretto con il mondo antico. Il mosaico è un tipo di tecnica che ha avuto una vita lunghissima, soprattutto in epoca romana, ma anche in epoca tardo-romana, ed è un modo per capire i gusti e il modo di concepire la loro vita di una lunga fase della storia antica. Thank you.